I gruppi consiliari di Arezzo 2020, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle chiedono interventi incisivi per combattere quella che ormai è considerata una emergenza abitativa. Sì, ovviamente il diritto all'abitare è un diritto sacrosanto e in questo momento, dopo la pandemia, dopo la crisi economica, ovviamente le famiglie aretine, anche le famiglie aretine, si trovano nella difficoltà di poter mantenere la propria abitazione. Questo soprattutto le persone che vivono di affitti, questo soprattutto i giovani. E ovviamente noi vogliamo che l'amministrazione compia delle azioni veramente incisive in questa direzione per sostenere quella che è in aumento, cioè ora con lo sblocco degli sfratti poi ovviamente ci sarà ancora un aumento della povertà abitativa e quindi la Caritas ha messo in evidenza che il 113% della popolazione aretina chiede continuamente aiuti. E quindi vogliamo che l'amministrazione dia delle risposte concrete. Ecco, le emergenze che vanno affrontate sono tante, sicuramente quella abitativa è una delle più importanti. Assolutamente sì, oggi più che mai dopo l'emergenza Covid è un problema assolutamente importante, delicatissimo e quindi va affrontato nel migliore dei modi. E come Movimento 5 Stelle abbiamo aderito convintamente a questo atto proposto dalla consigliera Mattesini, la consigliera Vaccari e il consigliere Romizzi, proprio perché tra i punti delle richieste c'è appunto quello di formare di fatto quelli che sono dei tavoli di lavoro come la Commissione Territoriale per il Contrasto al Disagio Abitativo e l'Agenzia per il Sociale. Quindi noi siamo ovviamente sensibili all'argomento e ringraziamo loro per averci coinvolto in questo atto. Ecco, da pochi giorni, Romizzi, stanno circolando i dati Istat, ci confermano che i poveri stanno continuando ad aumentare. Sì, i dati Istat e i dati Caritas che ci attestano che la domanda di aiuto alla Caritas è aumentata del 114%, un aiuto a pagare l'affitto, un aiuto a pagare le utenze. Bene, concentrandosi sulle utenze, oggi il Consiglio Comunale e la maggioranza approverà un aumento della Tari considerevole, più del 10%. Nel frattempo il Governo ha destinato diversi milioni di euro, 400.000 per il Comune di Arezzo, per aiutare il pagamento delle utenze per le persone in difficoltà. Chiediamo al Comune non di farlo oggi, di averlo fatto ieri, a questo punto domani mattina, di attivarsi subito per aiutare, per destinare queste risorse agli aretini in difficoltà, così che possano pagare anche la Tari. Quindi non inviate solo il pagamento della Tari, ma soprattutto inviate le risorse governative che sostengono questo tipo di famiglie in difficoltà. Chiediamo al Comune di impegnare un proprio fondo che vada ad assommarsi a quello della Regione Toscana e a quello nazionale per poter aiutare le famiglie che sono a rischio di sfratto per morosità, che aiutano le famiglie ad accedere anche ai nuovi affitti, perché sappiamo che gran parte delle famiglie hanno difficoltà proprio perché sono chieste quelle famose 2 o 3 mensilità di anticipo e questo vuol dire avere anche soldi da parte, possibilità che non tutti hanno. Noi sappiamo che le famiglie, quelle che sono più a rischio, sono le famiglie monoreddito, magari con figli a carico, le famiglie monogenitoriali e le famiglie dei giovani, perché sono soprattutto i giovani che non hanno, come dire, la casa di proprietà come vale invece per le fasce più anziane.